Mi fa piacere ricordare il vostro arcivescovo, il cardinale Martini, quando diceva la sua denuncia. Martini denunciava il ritardo della Chiesa su molte questioni sociali. Ebbene, noi siamo chiamati a riflettere su tutto questo. La Chiesa deve camminare non per se stessa, ma per il mondo. Ma essere per il mondo significa essere nel mondo. Io dico sempre, con tutti i miei limiti, per saldare il cielo e la terra, la dimensione spirituale e la promozione sociale e civile. E sì, amici, coraggio e umiltà non richiedono eroismi, ma generosità e responsabilità. Oggi siamo chiamati tutti a fare di più la nostra parte, una parte certamente non semplice e non facile, ma ne vale veramente la pena. Allora dobbiamo impegnarci per riconoscere Dio nei poveri, negli esclusi, negli oppressi. Lì c'è Dio. Impegnarci per la giustizia e la pace di questo mondo. Oggi il Papa ci ha invitato a fare questo digiuno, a fermarci, a riflettere. Ha lanciato il messaggio che tutto il mese di febbraio si rifletta sul tema della corruzione, dell'illegalità. Voi mi insegnate che non possiamo dirci davvero cristiani se insieme alla fede nel regno non ci impegniamo a contrastare le ingiustizie dell'aldiquà, le ingiustizie del di qua, dove viene calpestata la libertà, la dignità delle persone. Noi abbiamo il dovere di esserci, di impegnarci. Non possiamo dirci davvero cristiani se non ci avventuriamo nell'agitato mare della storia e, uscendo dai luoghi sacri, consacriamo quelli più deserti, periferici. Non possiamo dirci davvero cristiani se non stiamo dalla parte dei poveri, denunciando chi li sfrutta, li umilia, li respinge. Ecco, noi siamo chiamati a fare tutto questo. E Papa Francesco, che bravo, che dice, certo che la via maestra è la via, la conoscenza è la via maestra del cambiamento, l'abbiamo detto e continueremo a dirlo, ma dice anche che la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. Ci vuole un'attenzione anche per questa dimensione. Io ho imparato in questi anni, con tutti i miei limiti e le mie fragilità, che cercare Dio è la strada che ci viene indicata per incontrare le persone, ma ho anche toccato con mano che è possibile cercare le persone per incontrare Dio. Ecco, la Chiesa ci viene ricordato, non può né deve rimanere ai margini della lotta per la giustizia. Tutti i cristiani sono chiamati a preoccuparsi della costruzione di un mondo migliore. E allora, forza amici, noi siamo chiamati a far di più la nostra parte, il morso del più. Ma dopo l'incontro con quel Signore, che mi aveva indicato quei ragazzi che in quel bar facevano la bomba, si drogavano in quel modo in quegli anni, una mattina andando a scuola la panchina era vuota, il mio amico non c'era più, se n'era andato per sempre. Io quindi, alla soglia dei 19-20 anni, nasce il gruppo Abele, dove vivo da 53 anni, i poveri, gli ultimi, quelli che fanno fatica. 53 anni che sono lì. Io non ero sacerdote quando è cominciata tutta questa strada, però a un certo punto ho sentito l'esigenza e ho avuto l'opportunità di potermi un attimo fermare, e sono contento
pur continuando a stare coi poveri, con gli ultimi, ho incontrato un vescovo che ha saputo accogliermi, incoraggiarmi, sostenermi, accogliere anche tutta la realtà che si era già costruita e che si stava sempre più allargando. E mi ricordo, sapete, quando 45 anni fa il mio vescovo di nome Padre, Padre, ci faceva chiamare Padre, Michele Pellegrino, mio ordinò sacerdote in una chiesa che si era riempita del popolo della strada, dei ragazzi del carcere per i minorenni, delle ragazze del Buon Pastore, sono storie anche di tanti altri. Io vi porto il mio piccolo contributo. E lui, alla fine dell'ordinazione, si rivolse a tutti questi ragazzi e disse: io so cosa state pensando, che adesso prendo Don Luigi e ve lo porto via, ve lo porto via, lo mando in una parrocchia. No, lui è nato con voi, ha costruito questi percorsi con voi, io ve lo lascio, ma gli affido anche lui una parrocchia, e la sua parrocchia sarà la strada. Eh sì, non mi ha mandato a insegnare a chi c'è sulla strada, ma mi ha mandato a riconoscere il volto di Dio in chi fa più fatica, in chi fa più fatica. Ecco la storia del Gruppo Abele, dove continua a vivere, ma dopo quelle stragi nasce libera, e quindi il mio impegno però è sempre un noi. Io sono qui perché tanti altri stanno facendo, si stanno impegnando, stanno facendo la loro parte. E quindi c'è tutto l'impegno su questi temi che non mi fa dimenticare a me, soprattutto non mi fa dimenticare quello che ci viene ricordato, quando ci viene ricordato che siamo chiamati a scoprire Cristo, no, nei poveri, negli ultimi, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicare attraverso loro. Sì, è vero, sapete, sì, è vero, sì, è vero, i poveri, gli ultimi, quelli che fanno fatica, attraverso loro noi scopriamo la misteriosa sapienza che Dio. Il vostro parroco mi ha fatto vedere prima un elenco di tanti nomi di persone che bussano alla porta di questa parrocchia perché cercano dignità, libertà. I poveri non chiedono l'elemosina, chiedono dignità, chiedono la dignità. Noi dobbiamo impegnarci perché ci possa essere più verità e più giustizia sulla faccia di questa terra. Il nostro obiettivo resta veramente la giustizia. Voi sapete che il pensiero sociale della Chiesa è in primo luogo positivo e propositivo e orienta proprio il pensiero sociale a un'azione trasformatrice. Noi siamo chiamati anche come Chiesa a portare il nostro contributo per questo cambiamento. E nella Vangelo di Gaudio, che meravigliosa, sapete, voi la conoscete, è meravigliosa, quando Francesco ha voluto dirci, partendo sempre dalla parola di Dio, da dove si deve partire, che la proposta del Vangelo non consiste solo in una relazione personale con Dio, la proposta è il regno di Dio. La proposta è il regno di Dio. Che meraviglia! Perché l'invito si tratta di amare Dio che regna nel mondo, nella misura in cui Egli riuscirà a regnare tra noi, la vita sociale sarà uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti. Facciamo in modo che Dio possa regnare in mezzo a noi. Facciamo in modo che Lui possa regnare in mezzo a noi. E come può regnare Dio in mezzo a noi? Sì, regna attraverso la storia, la vita delle persone più fragili, più deboli. Ecco, il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni, in programmi di promozione
e assistenza. La Chiesa ci invita, quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, che a volte è pericoloso, sapete, ma prima di tutto un'attenzione verso l'altro, perché a volte rischiamo di fare tante cose, moltiplicare le cose, ma non diventi solo un eccesso di attivismo. Lo Spirito, lo vedo nel cammino della mia vita, con i miei limiti, le mie fragilità, ci aiuta e soprattutto fa in modo che mettiamo al centro l'accoglienza delle persone. Ma non basta accogliere le persone, bisogna riconoscerle. Primo anniversario della strage di Capaci. Io mi trovo a Palermo, Vicino a me c'è una signora tutta vestita di nero, foulard nero. Mi ero accorto dei suoi calli alle mani, quindi di una donna che andava certamente in campagna a lavorare. Piangeva, un pianto ininterrotto. E tu sei imbarazzato. Libera stava lentamente formandosi, un percorso lungo per mettere insieme tante realtà, associazioni, movimenti, gruppi, chiese. E sei lì. C'è questa donna che piange, gli oratori a ricordare Giovanni Falcone, giustamente. Francesca Morvillo, che era il magistrato di minorenni, giustamente, e i ragazzi delle scorte. E la donna piangeva. A un certo punto questa donna prende, umilissima, sapete, ma trova la forza. Mi prende la mano, io ero vicino, me la scuote e mi fulmina dicendomi: e come mai non dicono mai il nome di mio figlio? E ho capito che anche noi rischiamo tante volte di abbreviare, parliamo di casa, di numeri, di utenti, i ragazzi delle scorte. Lei voleva sentire il nome di suo figlio, perché suo figlio è morto per la stessa ragione del grande giudice Giovanni Falcone. Era la mamma di un agente della Polizia di Stato, di Antonio Montinaro, pugliese, che insieme a Rocco Di Cillo, pugliese, e Vito Schifani hanno perso la vita per la stessa ragione per cui è stato ucciso il giudice Giovanni Falcone, per la nostra libertà, per la democrazia del nostro paese. A volte noi abbreviamo, semplifichiamo, mettiamo facili etichette, e allora rinasce un'idea di ricordarli tutti con la stessa forza, e nasce il 21 di marzo, il primo giorno di primavera. Ora legge dello Stato, quest'anno è legge dello Stato, dopo 20 anni ce l'abbiamo fatta per ricordarli tutti. Il Papa Francesco era stato appena eletto, si era combinato un bel incontro. Pensate alla sua delicatezza, lui che era preoccupato di combinare, io che sono nessuno, piccolo, la mia agenda con la sua. Uno dice il Papa, uno fa, no? No, lui che si preoccupava. Io sono stato dal Papa, la prima volta, a Torino c'è un dove vivo, voglio dire, c'è un piccolo bar nel cuore della città dove massimo 7 persone possono entrare a prendere il caffè, ma fa un caffè eccezionale. Devo andare da Francesco, la prima volta gli porto un regalo, figlio di italiani, papà italiano, nonni italiani, immigrati in Argentina. Voi sapete che il nostro caffè, come lo tostiamo noi, non lo tosta nessuno. Passo dal mio amico al bar, gli dico che devo andare dal Papa, questo mi guarda, vuol dire, sai, se mia mamma fosse viva non ci crederebbe che sono stato dal Papa. La mia mamma, così umile e grande. E allora voglio portargli un regalo, un pacco di caffè.
profumatissimo. Arrivo da Papa Francesco e gli ho detto: senti, ti ho portato un dono, poi abbiamo lavorato, abbiamo fatto delle cose. Torno dopo 5 giorni a Torino, passo da mio amico al bar, appena entro mi tira fuori una lettera, il Papa mi ha scritto al barista. Perché Francesco, che gesto, i segni sono importanti. A volte le ho tante parole, a volte c'è un segno, una mano, uno sguardo. Ha preso la targhetta dell'adesivo che chiudeva il pacco di caffè e ha scritto: il caro Don Luigi mi ha portato in dono un pacco del vostro caffè. Io me lo sono fatto, molto buono, grazie Papa Francesco. La seconda volta gli ho portato 2 pacchi di caffè. E già, abbiate pazienza. I gesti sono importanti. Io al Papa un giorno gli ho chiesto: te la senti di incontrare 1200 familiari delle vittime innocenti della violenza criminale mafiosa? In rappresentanza di migliaia di persone, poi di famiglia numerosa. Francesco, con la sua umiltà, col suo sguardo, con la sua attenzione, non mi ha fatto neanche finire dicendomi: vengo. Io dico: guarda che non è che tutti siano cattolici, molte storie sono storie diverse, espressioni diverse. E ricordo aver detto al Papa Francesco: guarda che anche molti sono arrabbiati con Dio perché tra le loro braccia sono morte delle persone care, bambini che un proiettile ha ucciso, vittime proprio stra innocenti. E lui che mi dice: capisco, lui è venuto, sapete, lui è venuto a incontrare 1200 familiari con umiltà, è stato 45 minuti ripiegato a sentire questo elenco interminabile di nomi che purtroppo ogni anno si allunga ancora con tante vittime innocenti. E Francesco, che a un certo punto davanti a lui c'ha 1200 familiari, capovolge il discorso. Lì parlerà di lotta alla corruzione, lì parlerà che dobbiamo assumerci la nostra parte di responsabilità, lui parlerà proprio che la legalità è lo strumento per raggiungere a un obiettivo che è la giustizia. Francesco c'ha davanti questo popolo con le loro ferite, i loro dolori, no, immenso, e a un certo punto prende il discorso e lo capovolge e dice: adesso voglio rivolgermi ai grandi assenti, agli uomini e alle donne delle mafie, convertitevi e cambiate. Ma attenzione, Francesco compie un gesto, lo stesso che un grande papa aveva compiuto, a cui lui fa molto riferimento, tanto tempo prima. E qual è il gesto che Francesco compie? Vi supplico, ve lo chiedo in ginocchio, convertitevi e cambiate. Che ci ricorda Paolo VI, quando in una notte tormentosa, ricordate, scrisse quella lettera agli uomini delle Brigate Rosse: no, vi supplico un ginocchio, liberate l'onorevole Aldo Moro. Un papa che si mette in ginocchio, chi chiede in ginocchio la conversione, il cambiare. Mi aveva colpito Papa Francesco, perché lui diceva: io conosco il tema della corruzione, l'ho toccata con mano concretamente in Argentina, dove lui era fortemente intervenuto. Dice: ma non conosco bene il tema della mafia. E guardate l'umiltà, non la presunzione di dire: adesso vengo, parlo. Il Papa che dice: se gli possiamo mandare degli appunti. L'umiltà che deve appartenerci a tutti, la voglia di conoscere, di approfondire. Ecco, e lui li ha abbracciati questi familiari. Pochi mesi dopo, nella piana di Sibari in Calabria, dirà parole forti
E così è entrato nel problema, l'ha fatto suo. Chi adora il male è scomunicato. Una voce forte della Chiesa per dire che questi percorsi non sono in comunione con il Vangelo, che chi adora il male è fuori dalla comunione della Chiesa. Ecco, allora forza amici, non è che tutti siamo chiamati a fare tutto, ma certamente siamo chiamati ad assumerci la nostra parte. La vita mi ha fatto tanti doni. Io che l'unica laurea che ho, sono laureato in scienze confuse, è l'unica laurea che ho. Mi sono diplomato in telefonia e telegrafia in anni non sospetti. Ho rincorso un po' tutto negli studi e ringrazio Dio che imparo tutti i giorni, come Papa Francesco ci ha detto, attraverso la storia, la vita, le fatiche, il grido di tante persone. Ma un mese prima, proprio della sua morte, sono doni, sapete, che io non mi stanco di ringraziare Dio. Mi aveva chiamato a parlare nella sua parrocchia Don Peppino Diani. Ci incontravamo nel Napoletano ogni tanto, parroco di San Nicola, Casal di Principe. Dopo quell'incontro ci siamo lasciati, che era molto tardi. Ricordo che avevo mangiato una buona mozzarella che lui aveva procurato, Casal di Principe. Ci siamo salutati. Un mese dopo, alle 7:30 di mattina, il giorno del suo onomastico, mentre si prepara per la Santa Messa, viene ucciso. Lui, con alcuni parroci della Forania, aveva scritto 2 anni prima, quasi 3, da Isaia: per amore del mio popolo non tacerò. Una lettera di denuncia forte, chiara, coraggiosa, ma ben impregnata nel Vangelo, nella parola di Dio. Lui aveva scritto un articolo dopo quell'incontro che terminava invitando la sua gente a risalire sui tetti per annunciare parole di vita. Momenti difficili, complessi, sapete, viveva quel territorio. Voi capite questa bella immagine che invita la sua gente a risalire sui tetti per annunciare parole di vita. Parole. Le parole sono azioni e dunque sono responsabilità. Noi abbiamo la responsabilità delle parole, anche tra di noi, per contrastare il degrado della parola, che è degrado delle relazioni e delle vite. Abbiamo bisogno di parole di vita. Allora, quelle che scaturiscono dagli incontri, dalle esperienze, dagli stupori, ci sono parole che scaturiscono anche dai dubbi, anche dalle ferite. Vi prego, anche noi, lo dico a me innanzitutto, lo voglio condividere con voi, in un momento in cui siamo circondati di parole che offendono, che umiliano, che creano violenza. No, qui in questa Chiesa, in questa Quaresima, dobbiamo fermare lo spreco di parole, dobbiamo bonificare alcune parole perché ce l'hanno svoltate, come la legalità. Dobbiamo forse fare anche la dieta delle parole. Abbiamo bisogno dei nostri linguaggi, nei nostri rapporti, nelle nostre relazioni, di parole di vita, vi prego, di vita. Ce n'è tanto bisogno per stare vicino alla vita delle persone. Ma per stare vicino alla vita delle persone significa starci dentro, abbandonando la pretesa di conoscere, di decidere, da postazioni garantite, distanti, a tavolino. Noi dobbiamo partire sempre dalla vita concreta delle persone, dobbiamo partire sempre dalle persone. E soprattutto, questa parola che mi è stata proposta, legalità, questa sera, che è strumento verso la giustizia, che chiede responsabilità, che ci chiede di conoscenza, di impegno, ci ricorda anche che le parole sono impegni,
le parole sono impegni. Le parole sono la via di accesso alla verità, non uno strumento per manipolarla, la verità, quanto omertà. E l'omertà che c'è uccide la verità e la speranza in tanti contesti e in tante realtà. Ecco, dottor Nino Bello diceva, Papa Francesco il 20 aprile va sulla sua tomba a pregare, che meraviglia, come è andato da Don Lorenzo Milani, come è andato da Primo Mazzolari, guardi che sono dei gesti stupendi, stupendi, verso uomini che sono stati etichettati, emarginati, giudicati, anche all'interno della Chiesa, e adesso questo Papa che dice no, 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 che meraviglia. E Tonino Bello diceva, delle parole dette mi chiede racconto la storia, ma del silenzio con cui ho mancato di difendere i deboli dovrò rendere conto a Dio. Sì, amici, dobbiamo impegnarci perché tutto questo possa avvenire, e dobbiamo lottare, ricominciare dalla cura dell'ambiente. Il Papa ci parla del Laudato Si e ci ricorda che i disastri ambientali e i disastri sociali non sono due crisi diverse, ma l'unica crisi socioambientale. E come c'entra il richiamo proprio alla giustizia, alla ricerca della verità, alla legalità, il bisogno di non dimenticarci che i beni comuni non possono obbedire alla logica del mercato. Questi beni sono vita, e la vita non è una merce in vendita. Allora tocca anche noi fare la nostra parte. Non è che tutti siamo chiamati a fare tutto, ma l'ecologia integrale è un dono immenso, un dono immenso, ha Laudato Si. Perché io lo tocco con mano tutti i giorni, che non sono due crisi separate, una ambientale e una sociale, bensì una sola completa crisi socioambientale. L'ecologia umana è inseparabile dalla nozione di bene comune. E allora continuiamo il nostro cammino. Le mafie sono tornate forti nel nostro paese. La corruzione è davanti agli occhi di tutti, e tutti i giorni dobbiamo farne un pochettino i conti. Ma abbiamo anche il dovere di illuminare le cose positive che sono state fatte e che vengono fatte. Proprio a Rosibindi eravamo lì l'altro giorno con tanti magistrati, con procuratori, con tutto un mondo fortemente impegnato, la società civile, no, le forze di polizia. Si è concluso 5 anni della commissione antimafia che lei ha presidiato, ha presenziato, e umilmente vi devo dire un lavoro meraviglioso che è stato fatto, che ha aperto tante finestre, che quindi abbiamo anche il dovere di illuminare le cose belle, positive che ci sono dentro tutti i nostri territori, dentro tutte le nostre realtà. E devo dire che il rapporto ci consegna delle cose meravigliose che sono state fatte, ma purtroppo ci consegna anche che le mafie e la corruzione sono forti, e che il morso del più diventa veramente importante e fondamentale per tutti noi. È in questo senso che io credo che questa sera nella preghiera, proprio per essere vicino a questo invito che il Papa ha fatto a ciascuno di noi, ecco, e quando il Papa ha aperto la Quaresima, il primo commento che ho fatto, lo ricordate, ha detto segni e parole di un tempo di conversione. E mi ha fatto piacere quando è andato a prendere le ceneri e ha distribuito anche lui le ceneri il mercoledì, ha preso 3 parole che vi consegno. Ha parlato di sfiducia, di apatia, di rassegnazione. E Francesco ancora una volta ha detto a tutti che queste parole, sfiducia, apatia, rassegnazione,
sono i tre demoni che tentano i credenti. Non venga meno, cacciamo la sfiducia, anche se dura, anche se difficile, anche se la strada è in salita. Tre parole facciamo le nostre: la continuità, non delle parentesi, solo delle risposte emotive di qualche momento, ma la continuità nel nostro impegno, la condivisione, perché è noi che vince, e la corresponsabilità, disposti a collaborare con le istituzioni se fanno le cose bene, se non fanno bene un pungolo propositivo al loro fianco. Ecco, ma non posso dimenticare proprio Paolo VI. Io c'ero quando nel 76 fu fatto quel grande incontro a Roma, evangelizzazione e promozione umana. E il Papa, che è stato il vostro grande vescovo, allora disse: per evangelizzare occorre essere coraggiosi e non avere paura di nulla e di nessuno, il che non vuol dire essere spregiudicati e temerari, come costume di alcuni, ma umili e forti, audaci e leali. Che bella una Chiesa povera, che non rinuncia alla dottrina, ma la subordina alla relazione. La relazione, cioè la concreta vita delle persone, viene prima di tutto. Io cerco di fare questo, sapete, nel gruppo in cui vivo, con i poveri, con gli ultimi, ma sono qui perché è un noi, non è un io. Non è opera di navigatori solitari. E se trovate qualcuno nel vostro cammino che ha capito tutto, che sa tutto, vi prego di salutarlo personalmente, di cambiare strada. E la seconda cosa che mi sta profondamente è l'impegno con Libera. Non è contro le mafie, contro la corruzione, contro l'illegalità. È per, certo che è contro, ma il nostro impegno è per dare libertà e dignità a tutte le persone. La vita ci affida un impegno. La vita ci affida un impegno. E qual è l'impegno che ci affida la vita? È quello di impegnare la nostra libertà per liberare chi libero non è. Le mafie non ci rendono liberi, l'usura non ci rende libero, le dipendenze non ci rendono libere, chi è povero non è libero. Gli amici migranti che arrivano da lontano non sono liberi. Io sono una piccola cosa, ma il gruppo di cui faccio parte, il gruppo Abele, guardate, noi siamo da tanti anni in Messico e viviamo, quelli del gruppo, negli immondiziai. Viviamo negli immondiziai. A Oaxaca, che è a 400 chilometri la città del Messico, viviamo, e in quell'immondiziaio vivono 2500 donne con i bambini. Noi diamo una mano a costruire le case con i rifiuti. Con i rifiuti si possono costruire case, che vuol dire libertà e dignità alle persone. Il gruppo di cui faccio parte, dalla nascita, da 37 anni in Africa, noi siamo in Costa d'Avorio. Ci siamo arrivati un po' presi per i capelli. Quando uno dice ho tante cose già da fare, poi Dio fa degli scherzetti un po' particolari. E da 37 anni siamo lì, con i poveri, con gli ultimi. Ma vi devo dire che a Torino, va bene, perché dico questo? Perché il parroco, salutando, ha parlato proprio delle pietre di scarto, dei rifiuti, no, della plastica. Sì, il gruppo di cui io faccio parte, sono circa 250 ragazzi che ci lavorano, ma un lavoro vero, è un lavoro vero, sapete? Raccogliamo i rifiuti a Torino, facciamo la raccolta differenziata, facciamo danni, c'è di campano, 250 giovani hanno trovato la loro dignità, la loro libertà. Noi siamo per costruire dei percorsi, e Libera, quando nasce, la sua prima preoccupazione è stata dalle finanze familiari. No, quindi un coordinamento per mettere insieme, per rendere forte questa tensione. Secondo, che ha reso un sacco di problemi,
la confisca dei beni mafiosi, 1 milione di firme raccolte in Italia, 1 milione di firme raccolte in Italia, perché da beni esclusivi in mani mafiosi devono ritornare ad essere beni condivisi dalla collettività. Era il sogno di Pio La Torre, però l'hanno ucciso 4 mesi prima. Noi, quando nasce Libera, abbiamo raccolto 1 milione di firme, una petizione per costringere il Parlamento a una legge per la confisca e l'uso sociale. Che bello che oggi la villa del grande boss è diventata, in base a una legge sostenuta dal basso, ma soprattutto da dentro, da 1 milione di persone. E anche se siamo piccoli, ci uniamo le nostre forze possibili. Che bello che la villa del grande boss, che ha i rubinetti d'oro, che ha i marmi più pregiati, è diventata l'asilo nido. Che bello l'asilo nido. Che bello che questi beni possono essere restituiti alla collettività, quando è possibile, all'uso sociale, per dare dignità e libertà a tante persone. Allora è possibile, anche se a volte siamo piccoli, la strada è in salita, la legalità è possibile tradurla, bisogna saldarla fortemente alla responsabilità, deve essere questo obiettivo che viaggia verso, no, verso la giustizia. Bene, e questo alcuni pensieri. Ecco, e chiudo proprio con Carlo Maria Martini, torinese Carlo Maria Martini, quando diceva: ma qual è la missione della Chiesa? Io me l'ero sempre scritto, è l'essere coscienza critica della società in cui vive e voce propositiva dei valori più alti e vitali. Che bello, coscienza critica della società in cui noi viviamo, essere una voce. Vi prego, dobbiamo alzare la voce quando i molti scelgono un prudente silenzio. Oggi corruzione, mafia, illegalità, traffici sono davanti agli occhi di tutti. Noi non siamo tutti chiamati a fare tutto, ma certamente la voglia di conoscere. Alcuni di voi siete già molto impegnati, e poi insieme però la voglia di conoscere. E poi vi prego, pregate, telefoniamo a Dio. E mi auguro, lo dico sempre alla gente, la benedizione di Dio, io dico sempre alla gente, la dolce pedata di Dio. Abbiamo bisogno della pedata di Dio per scuoterci sempre, perché nessuno si sente mai a posto e mai arrivato. C'è tanto bisogno di tutto questo. Ringrazio, vi ringrazio tanto che questa sera vi siete fermati con me piccolo piccolo a pregare, a riflettere, a fare nostro un po' di questa, di questi percorsi, di queste speranze. Saldiamola insieme la terra con il cielo, e soprattutto come cittadini non dimentichiamoci di avere 2 grandi riferimenti, il Vangelo e la Costituzione italiana. Grazie. È il nostro modo per abbracciarti, non potevamo farlo in un altro modo.